Buonasera a tutti. Con molto piacere ho l'opportunità di moderare una discussione sull'università e la parità di genere. Il tema è di grande attualità, a mio modo di vedere, perché l'università ha un ruolo importante nella società. In questa discussione intendiamo per università universitas, cioè l'insieme degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi, dei ricercatori, dei professori, dei docenti associati e ordinari e anche della governance che tiene insieme l'universitas. Allora, dal momento che la statistica è proprio l'antidoto al pregiudizio, quello da cui partiamo è un rapporto che il Consiglio Universitario Nazionale ha steso e diffuso lo scorso dicembre, ricco di dati statistici e di tentativi di interpretazione. Questo rapporto certifica in qualche modo la disparità nell'università, disparità fra uomini e donne, con un divario riguardo alle discipline STEM, cioè alle discipline che hanno a che vedere con la scienza, la tecnologia, gli ingegneri, diciamo così, e la matematica. Allora, ne parliamo stasera con tre esperti. Direi che la mia prima domanda è proprio quella di un commento a questi dati e a questo rapporto. Voi che siete tutti coinvolti nell'università come docenti, come ricercatori, cosa ci dite? Che aspetti mettete in evidenza dal rapporto? E chiamerei nel primo giro a parlare proprio dei dati il professor Massimo Attanasio. Massimo Attanasio è professore di statistica sociale, esperto di statistiche dell'istruzione e biostatistico anche, ma con studi recenti in un progetto di interesse nazionale proprio sulla mobilità universitaria, sulle carriere, sulle discipline STEM e il genere. Quindi, prego Massimo, la parola a te. Grazie. Grazie intanto per l'invito, grazie per quello che dirò. Devo anche ringraziare le persone con cui lavoro, che in questo caso sono Mariano Porcu, Daniele Puntrere e Vincenzo Falco, che appunto mi hanno seguito in questa mia ultima, come dico io, perversione sulle statistiche di genere, visto che qui sono l'unico fuori genere, che però ci sta pure bene. E allora, in questo ambito di Universitas, credo che dobbiamo partire dagli studenti per poi passare ai professori. Gli studenti perché? Perché è molto interessante vedere quello che è successo nella scuola e negli ultimi, dal dopoguerra in poi in Italia. Cioè, dal dopoguerra in poi in Italia sappiamo che nel 51 solo il 4% aveva un diploma di scuola media superiore, adesso si dice di secondaria di secondo grado, e nel 2019 il 50%. E ovviamente dagli anni 60 in poi c'è stato proprio un boom continuo, un aumento proprio vertiginoso, che con una serie di leggi molto interessanti hanno portato prima alla scuola media unica, poi all'obbligo scolastico che ha avuto diversi passi, e in questo ambito, in questo allargamento, è molto interessante vedere quello che succede ai maschi e alle femmine. Nell'83 c'è il sorpasso delle femmine nei diplomi della scuola secondaria di secondo grado, e fatidicamente nell'89 c'è il sorpasso nelle immatricolazioni. Questo è un risultato estremamente importante, perché dall'89 in poi questo divario si è allargato. Negli ultimi anni i maschi stanno un po' recuperando, forse hanno capito che l'università serve, e però questo divario, se noi appunto come statistici ci fermiamo ai valori marginali o alle medie, non vediamo invece bene quello che succede all'interno.
cioè differenziare questo divario rispetto alle STEM, che non sono tutte uguali, perché STEM come biologia è appannaggio sempre femminile, STEM come matematica è 50-50 alle immatricolazioni, però il successo è maggiore per i matematici. Quando io dico successo intendo una laurea conseguita entro 4 anni, è in generale dei voti migliori o una propensione maggiore, che questo è veramente strano perché in matematica, in fisica, in chimica continuano ad essere delle materie tra virgolette maschili. E poi quello che è una domanda che ci siamo posti tutti in queste ricerche, che è venuto fuori da questi nostri dati, è che la probabilità di continuare gli studi dopo la triennale per le femmine è più bassa rispetto agli uomini, o rispetto ai maschi, come si dovrebbe dire. Cioè, condizionatamente al fatto di avere un diploma di laurea triennale, questa probabilità è più bassa, anche se le femmine continuano ad essere di più. Però da un altro lato c'è un altro tipo di donna, cioè una donna che fa giurisprudenza o medicina. Giurisprudenza è estremamente femminilizzata, nel senso che le immatricolazioni sono, negli ultimi anni, il 62% sono femminili, e a medicina c'è stato il sorpasso nelle immatricolazioni 6 anni fa a livello nazionale, così come è avvenuto anche negli Stati Uniti. Quindi è come se ci fossero due tipi di donne, e vorrei appunto capire un po' dalle mie colleghe che ci sono qui cos'è che pensano loro. E poi anche vorrei dire anche un'altra cosa che credo faccia parte del quadro dell'Universitas, che insieme a questa fragilità, tra virgolette, femminile, che non è fragile perché ci sono dei punti di grande forza, c'è ancora, ci sono delle grosse fragilità di sistema, cioè abbiamo detto dal 68 in poi iscrivetevi tutti all'università, qualsiasi sia il vostro diploma di scuola media, secondaria e secondo grado, mi riferisco ai tecnici, ai licei pedagogici delle scienze umane, al professionale, e però questi studenti hanno tassi di conseguimento del titolo di studio molto più bassi rispetto ai licei classici e ai licei scientifici. Quindi tu rimandi alle... Questo è un altro argomento ancora più ampio, però ritorno alla domanda rispetto a queste due tipologie. Bene, allora io girerei il quesito a Alessandra Minello, che è ricercatrice in demografia, esperta di carriere universitarie elette nella prospettiva di genere, e anche esperta, direi, per gli studi che stai facendo, del ruolo della maternità in queste carriere. Però, ecco, limitiamoci a quello che ha suggerito il professore Attanasio. Qual è il tuo punto di vista su questa segregazione orizzontale? Buonasera a tutte, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Rispetto a questo ne abbiamo parlato un po' col professore Attanasio prima di iniziare questo talk. Io ho proposto qualche possibile interpretazione rispetto a questo dato secondo cui le ragazze a un certo punto della carriera si fermano, dopo la triennale si fermano, e ragionavamo su uno degli aspetti che spesso viene preso in considerazione quando si guarda alle performance scolastiche di ragazzi e ragazze, sulla sicurezza in sé, quanto questo può contare nel definire per esempio gli avanzamenti, appunto in questo senso, quanto potrebbe essere una delle possibili spiegazioni il fatto che i ragazzi vanno avanti a prescindere dalla bontà dei loro risultati, a prescindere da appunto dei risultati ottenuti, mentre le ragazze, soltanto quelle che si ritengono o che la famiglia anche ritiene meritevoli di andare avanti, poi procedono negli studi.
differenziando ovviamente tra quelle che, a cui basta una formazione di tipo triennale, quelle che invece hanno ambizioni più elevate nel mondo del lavoro e quindi si spingono oltre. Oltre a questa riflessione rispetto, diciamo, a una visione verticale in avanti della carriera, io volevo proporre anche una riflessione rispetto appunto alla segregazione orizzontale, quindi alla scelta delle diverse carriere scolastiche e questa segregazione che divide ragazzi e ragazze tra le STEM e le carriere più scolastiche più legate alla cura, più legate all'istruzione, come sono quelle prettamente femminili. Non posso non tirare in ballo una questione fondamentale, che è quella degli stereotipi nel momento in cui si va a compiere la scelta. Stereotipi legati al genere, stereotipi legati alla propria identità di genere, per le ripercussioni che poi ha nella vita, nella carriera lavorativa, ma anche nella carriera familiare. Da questo punto di vista, i ragazzi che riescono ad andare oltre questi stereotipi, e quindi i ragazzi che invece che scegliere un percorso STEM scelgono un percorso legato alle materie più umanistiche, sono quelli che, o alla cura, sono quelli che magari hanno avuto esperienze precedentemente rispetto all'inizio della scuola secondaria di secondo grado o rispetto all'università, legate per esempio al babysitteraggio, legate alle attività con i bambini e le bambine. Per quanto riguarda invece, quindi c'è uno stereotipo legato al fatto di non sentirsi abbastanza in grado di compiere il lavoro di cura, quindi pur essendo portati, questi ragazzi fanno fatica a scegliere questo tipo di dimensione. Dall'altra parte ci sono le ragazze, per cui gli stereotipi in ballo sono simili e diverse. Sicuramente c'è quello legato alle competenze e alla sicurezza in sé, il timore di non essere in grado di affrontare un percorso STEM, quindi un percorso legato alla matematica in senso molto ampio, diciamo. C'è questo stereotipo secondo cui le ragazze non sarebbero portate per la matematica, questo è ancora molto vincolante. C'è la paura di trovarsi in ambiti prettamente maschili e quindi in percorsi educativi e poi lavorativi prettamente maschili. C'è una, diciamo, un'integrazione degli stereotipi non soltanto individuali ma anche familiari, e quindi spingono in questa direzione, ma anche da parte degli insegnanti e delle insegnanti. Uh-huh. Ci sono studi che ci dicono che anche gli insegnanti hanno dei bias da questo punto di vista nel suggerire percorsi educativi diciamo non segregati per genere ai ragazzi e alle ragazze. Quindi c'è un lavoro, diciamo, complessivo da fare per andare oltre questa direzione. Un lavoro che è molto legato al tema di cui parleremo dopo, a quello delle progressioni poi di carriera anche all'interno dell'Accademia, ed è un lavoro legato a quello che Virginia Valian nel 2005 chiamava gender scheme, quindi uno schema di genere secondo cui le ragazze sarebbero più propense verso un determinato tipo di ruolo, verso un determinato tipo di professione appunto, mentre i ragazzi sarebbero più orientati, più propensi, ma anche proprio a livello naturale più capaci, ecco, che è una cosa che, diciamo, per noi studiosi, per chi studia le scienze sociali, insomma, è qualcosa che facciamo anche quasi fatica a raccontare, sarebbero comunque più propensi verso un'altra direzione. Questo, lo vedremo poi, spiega anche le differenze di carriera nei percorsi accademici. Certo. Ecco, mi veniva da riflettere, prima di passare la parola a Alessandra Casarico e presentarvela, che, ecco, l'universitas sembra che non sia impermeabile alla società in cui è inserita, anzi risente di quello che le famiglie pensano e di quello che poi le persone coinvolte, da studenti e poi ricercatori e poi professori, pensano di sé. Detto questo, la professoressa Alessandra Casarico, scienza delle finanze all'Università Bocconi, membro della Commissione di Genere della Società Italiana di Economia, coinvolta in un lavoro editoriale con lavoce.info, studiosa di genere nel mercato del lavoro,
e degli strumenti anche di policy per intervenire e contrastare quello che è distorcente in questo ambiente, in questo ambito. Cosa si dice del settore economia a proposito della questione di genere? Grazie per l'introduzione, mi fa molto piacere essere qui con voi, buon pomeriggio a tutti e tutte. Volevo prendere un po' il tuo spunto legato a, diciamo, l'accademia, l'università. Io mi occupo di mercato del lavoro in generale, l'accademia è uno spicchio del mercato del lavoro. Nel mercato del lavoro in generale ci sono disuguaglianze di genere, perché i tassi di occupazione delle donne sono più bassi, perché le donne guadagnano meno, e quindi, così come accade nel mercato del lavoro in generale, anche in accademia ritroviamo queste disuguaglianze di genere. Però l'università è un ambiente dove queste disuguaglianze di genere sono molto importanti. Perché questo? Perché in università, in qualche modo, è il luogo dove da un lato si producono dei role models, per cui perché non ci sono le ragazze che studiano magari le materie STEM, perché vedono molte poche donne davanti a loro, ma anche il luogo dove si crea conoscenza, ed è importante che nella creazione della conoscenza si tenga conto del sapere di tutti, perché più creiamo una conoscenza condivisa, più quella conoscenza ha valore e più ci aiuta anche a porsi problemi che vengono da angolature diverse e possono proporre delle soluzioni diverse. Quindi, secondo me, interrogarsi su come superare le disuguaglianze nelle carriere accademiche è un tema che non interessa solo ai professori universitari, o in particolare alle professoresse universitarie, perché magari fanno più fatica dei loro colleghi ad andare avanti, ma è un tema che dovrebbe interessare la società nel suo complesso. E qui sappiamo che però, come veniva già accennato, la situazione è tale per cui le ragazze, le giovani ricercatrici, non hanno le stesse opportunità che hanno i ragazzi. La immagine che si usa spesso è quella della cosiddetta leaky pipeline, quindi un tubo che perde, o un'altra immagine usata è quella della coda di pesce. Perché? Perché partiamo che uomini e donne sono quasi uguali, ma poi quando si progredisce nella carriera emerge una coda, perché uomini e donne si distanziano. E penso che poi ritornerà su questi dati in maniera più approfondita Massimo, però sappiamo che guardando a tutte le discipline nel loro complesso, a livello di ricercatori e ricercatrici siamo circa 50-50, quando si sale a livello del professore associato l'equilibrio diventa un po' meno equilibrio, 60-40, quando poi arriviamo al livello del professore ordinario siamo in media 75% uomini e 25% donne. Poi ci sono delle differenze tra discipline, per cui per esempio in economia siamo più o meno simili, siamo vicini a questi dati medi che vi ho appena accennato. Se guardiamo invece alle discipline umanistiche, c'è un rapporto diverso all'inizio, ci sono più ragazze magari di quanti ragazzi ci siano o di quante ne osserviamo in altre discipline, ma questo meccanismo per cui progredendo nella carriera le ragazze si perdono per strada, le donne si perdono per strada, le ricercatrici rimangono indietro, vale qualunque sia la disciplina a cui stiamo guardando, e in economia in particolare è una delle discipline in cui questa caduta da ricercatore a professore ordinario è più significativa. E all'interno della commissione di genere della SIA abbiamo provato a fare qualche confronto per vedere, ma l'Italia è particolare, perché sappiamo che sul fronte del mercato del lavoro l'Italia fa abbastanza male se confrontata con gli altri paesi. Sul fronte dell'accademia sembra che ce la caviamo leggermente meglio. C'è stata un'indagine recentemente della European Economic Association che ha coperto più di 1000 istituzioni di ricerca in tutta Europa, e lì quello che si vede è che a livello dei professori solo il 15% è donna, in ambito sempre di economia, come chiedevi tu prima. Se guardiamo agli Stati Uniti, la stessa cosa, non più del 15% di donne si trova, diciamo, al gradino più alto della carriera, in particolare quando guardiamo le istituzioni che danno anche dei dottorati di ricerca, mentre quando guardiamo le istituzioni che sono esclusivamente concentrate sul fronte della didattica c'è questa separazione negli Stati Uniti, allora lì c'è qualche donna in più. Se posso aggiungere un ultimo elemento senza, insomma, sforare troppo dai miei tempi, chiaramente il fatto che ci siano
poche donne nei gradini alti della carriera accademica implica che anche in termini di governance e quindi chi prende le decisioni all'interno dell'università sia prevalentemente di genere maschile. Quindi sempre con la SIE qualche tempo fa abbiamo condotto un'indagine per cercare di capire quanti uomini e quante donne fossero o direttori di dipartimento, questa è una carica diciamo abbastanza importante Candida. All'interno della governance universitaria, perché si prendono decisioni in relazione al reclutamento, in relazione alla allocazione dei fondi di ricerca, e abbiamo anche provato a capire quante donne facessero invece i coordinatori dei corsi di laurea, quindi un ruolo più diciamo attivo sul fronte della didattica rispetto all'essere, per dire, una direttore di dipartimento. Dalla nostra indagine quello che è emerso è che di tutti i direttori, di tutti i dipartimenti dell'università italiana, il 15% sono donne e il rimanente 85% sono uomini. Beh. Quindi anche diciamo quando si guarda chiaramente chi decide, lì diciamo le donne fanno più fatica ad esserci. Ce ne sono alcune in più quando si guardano invece ai coordinatori dei corsi di laurea, perché lì la percentuale di donne è circa il 35%. Mi verrebbe da pensare una cosa, esprimo un pensiero e lo voglio cancellare, sembrerebbe quasi che nelle posizioni apicali di comando ci sia una prevalenza maschile, nelle posizioni dove però c'è da lavorare e prendersi cura, perché chi lavora in università sa cosa vuol dire fare il presidente di corso di studio, perché vuol dire prendersi cura degli studenti, prendersi cura dei colleghi, prendersi cura del progetto culturale che si porta avanti, allora lì c'è qualche spazio in più. C'è qualche spazio in più. Esatto. Ecco, Massimo, è un quadro complesso questo dei dati sulle carriere. Agli elementi richiamati da Alessandra, hai qualche elemento da aggiungere? Cosa ci regali dagli studi che avete fatto? Allora, quello che appena detto Alessandro è certamente interessante. Noto che ci sono delle differenze, non so, basta pensare ai nuovi rettori, anzi alle nuove rettrici di Firenze, Padova, Venezia, Roma, che dico 8 su 125. 8 su 125. Comunque prima non c'erano neanche gli 8, tra l'altro di atenei molto importanti. Invece quello che emerge dalle statistiche appunto sulle carriere universitarie, quindi sugli avanzamenti di carriera universitarie, abbiamo fatto un confronto tra il 2001 e il 2020 e la quantità di professori e ricercatori è più o meno rimasta immutata. Il rapporto tra maschi e femmine è 2,3 in totale nel 2001, adesso è 1,5. Cosa vuol dire? Che adesso abbiamo tre maschi contro due femmine. Però se guardiamo sempre a livello medio e a livello nazionale, questo rapporto con gli ordinari si vede che nel 2001 era 5,8, quindi più o meno 6 maschi e una femmina, adesso è diventato 2,8, quindi c'è stato un grande, si potrebbe dire, miglioramento, e c'è un trend netto, chiaro, discendente da questo punto di vista. Il problema, secondo me, mi faccio un complimento, da buon statistico la media non basta, perché da buon statistico sappiamo che le medie nascondono tante altre cose, e quindi guardando questi dati, per esempio a medicina, c'è stato uno sbalzo estremamente importante, ne parlavamo poco fa anche con Alessandra. Si è passati per gli ordinari, il rapporto nel 2001 maschi-femmine era 12, adesso è 3,8. È sempre alto, però da 12 a 3,8 vuol dire che l'ingresso delle ragazze, quindi delle professoresse a medicina, ha dato i suoi frutti.
E probabilmente ci sono adesso delle professioni come quella del medico che si sono femminilizzate e probabilmente abbiamo digerito culturalmente questo passaggio, certo, che credo sia la cosa più importante. Quello che è veramente strano è che un po' noi facciamo come statistici il nostro confronto con i nostri vicini di casa che sono i matematici, è che il rapporto ordinari maschi e femmine adesso in statistica nell'area 13, quindi nell'area di economia e di statistica in generale, è 2,8, quindi siamo 3-1 e siamo più, come dicevi tu poco fa, sulla media nazionale. Invece se guardiamo i matematici, quindi possiamo dire che l'area STEM per antonomasia, almeno loro sicuramente si collocano nell'antonomasia, quindi loro questo rapporto è 4. Quindi questo un po' si ricollega a quello che si diceva poco fa, come mai le immatricolazioni a matematica anche 30 anni fa, 40 anni fa, quindi sono state sempre il 50% maschi e il 50% femmine, perché confrontare questi dati di adesso, se non guardiamo il passato, non ha senso, perché a ingegneria non ha senso guardare questo rapporto senza tenere conto del numero di studenti che si erano immatricolati 30 anni fa in ingegneria e che adesso sono professori maschi e femmine, no? Quindi per matematica questo ragionamento si può fare così come si può fare per statistica. Quindi matematica risulta per esempio ancora tra le materie STEM le donne ancora hanno una grossa difficoltà a entrare. Cosa succede, come dico, come spiraglio per il futuro? Che ci sono finalmente adesso dai dati nel 2020 dei rapporti maschi-femmine che sono addirittura più piccoli di uno. Quindi se sono più piccoli di uno vuol dire che in questo momento i ricercatori femmine sono di più dei maschi e si spera, tra virgolette, che fra 5 anni, fra 10 anni, questo rapporto non si capovolga. Non so se sono stato chiaro con questi numeri. Sì, anzi grazie. Sentendovi parlare però mi veniva una domanda, che può essere una domanda forse semplicistica, ma com'è? Non ci sono donne abbastanza brave? La leggiamo così, perché il dato può essere anche, se si vuole, interpretato in questo senso. Oppure a parità di competenze e di bravura c'è qualcos'altro che interviene. Allora io chiedo a Alessandra Minello, cosa risponderesti a questa domanda? Tu sei poi ovviamente brava. Vorrei una risposta anche dagli altri. Io rispondo che ci sono delle barriere che ostacolano il percorso di carriera femminile più di quello maschile. C'è sicuramente una componente generazionale, quindi quello che noi osserviamo oggi è chiaramente il frutto del passato. C'è una componente che è quella che io studio, legata a queste barriere, e tra queste barriere c'è sicuramente da tenere in conto il periodo legato alla maternità, il periodo della fecondità delle donne, e ancor più importante all'interno di un percorso di carriera come quello accademico, in cui diciamo gli anni degli avanzamenti e della ricerca del famoso posto fisso, quindi della stabilizzazione, coincidono con gli anni della fine del periodo riproduttivo. Quindi tra le barriere c'è questa componente, che è legata anche a una componente che è quella della cura.
Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che sostanzialmente se noi andiamo a guardare i dati sulla produzione accademica, i dati She Figures 2018, che sono uno dei, diciamo, dei report internazionali più importanti in termini di guardare appunto alle carriere accademiche, ci dicono che le donne pubblicano meno rispetto agli uomini. La pubblicazione, voi sapete che è uno dei punti di riferimento, uno dei modi attraverso cui si misura la produttività all'interno del mondo accademico. Sono meno presenti in posizioni importanti rispetto alle pubblicazioni, quindi come singolo autore, come primo nome, come ultimo nome, a seconda delle discipline. Però c'è da dire che oltre a esserci questo divario di genere, c'è anche un divario tra chi è genitore e chi non è genitore, e in particolar modo un divario che colpisce le madri all'interno dell'Accademia. Sono quelle che riescono a pubblicare di meno. E questo perché il punto cruciale è il tempo dedicato alla cura anche all'interno della famiglia. Noi non possiamo guardare la vita delle accademiche come la vita isolata rispetto al lavoro, rispetto anche a tutto il resto degli ambiti di vita. Se il tempo dedicato alla cura da parte delle accademiche è più grande rispetto a quello dei loro partner maschi, questo toglierà chiaramente tempo alla loro produttività. Abbiamo detto prima che c'è una componente di genere, come dicevi tu, Monica, rispetto al che le donne si prendono il lavoro di cura. Ecco, questo è proprio lo schema di genere. Prendersi il lavoro di cura vuol dire anche che se il lavoro accademico è tripartito, diviso tra lavoro di ricerca pura, lavoro di amministrativo e lavoro di didattica, le donne investono più tempo sulla didattica e sul lavoro amministrativo, questo togliendo tempo alla ricerca, che dà produttività, soprattutto in Italia, soprattutto dopo il 2010, la legge Gelmini, che ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale, che ha reso ancora più importante questo criterio delle pubblicazioni. Quindi non è che le donne sono meno brave. Le donne, soprattutto le donne che se guardiamo ai percorsi e se coinvolgiamo anche la sfera non prettamente accademica nel nostro sguardo, capiamo che c'è un momento che è quello della maternità che è cruciale, tant'è vero che ci sono studi che dimostrano che è il momento in cui le donne escono dall'accademia più di quanto facciano gli uomini. Questo è un tema importante. Io, per come vedo l'Universitas, la vedo anche come faro culturale e quindi come comunità all'interno della quale si produce conoscenza e anche innovazione, e anche si dà un segnale di innovazione sociale. Allora, su questo, vista la situazione come l'avete dipinta voi, con pochi e importanti tratti, che soluzioni possiamo adottare? Perché pensiamo, le quote rosa nei concorsi, nell'accesso ai concorsi, sono una soluzione? Mi viene da dire questo. Che cosa potete pensare come politica da mettere in pratica, politica accademica, limitandosi alla nostra Universitas, e per gli studenti e per i ricercatori e per i docenti? Alessandra. Allora, magari parto dall'aspetto docenti e magari poi lascio spazio per rispondere sul lato studenti. Allora, innanzitutto volevo sposare totalmente il fatto che ovviamente non è che le donne siano meno brave, ma ci sono degli ostacoli oggettivi nella loro carriera. La maternità è fondamentale per le accademiche, così come per le donne nel mercato del lavoro, e su questo fronte non è cambiato molto rispetto al passato, nel senso che nonostante le donne partecipino più al mercato del lavoro di quanto facessero in passato, il momento della maternità continua ad essere un momento in cui poi il percorso del partner va da un lato, il padre va da un lato, il percorso della madre va dall'altro. Ci sono, come diceva Alessandra, dei pregiudizi, dei bias legati alle donne ricercatrici. Lei ne accennava ad alcuni e volevo riprendere degli altri per poi ritornare al che cosa possiamo fare. Allora, per esempio, Alessandra parlava delle pubblicazioni. Le pubblicazioni sono un criterio fondamentale per poter fare carriera. Abbiamo numerosa
diciamo, evidenza empirica che per esempio dimostra che a parità di qualità dell'articolo scritto è molto più difficile che le donne ottengano una richiesta che l'articolo venga revised e resubmit, si dice, quindi rivisto e poi risottomesso per la pubblicazione, rispetto a quanto non accada per gli uomini. È meno probabile che vengano citate, e le citazioni sono un altro elemento che consente di fare carriera. Quando fanno dei lavori coautorati, per qualche ragione si dà più credito al fatto che ci sia un uomo nel team per il quale, diciamo, la pubblicazione ha lo stesso impatto in termini di probabilità di progressione di carriera, sia che sia firmato singolarmente sia che sia in gruppo, mentre questo non accade per le donne. Ritornando al tema della cura che sottolineavate voi, stiamo facendo delle ricerche con delle colleghe, andando a leggere proprio le lettere di raccomandazione che i docenti scrivono per i loro studenti per avviarli, diciamo, alla carriera accademica, e delle donne si dice molto di più che sono lavoratrici, persone che lavorano sodo, quindi hard working people, mentre dei ragazzi si tende a sottolineare del più il fatto che siano brillanti, outstanding, stellar. E la ragazza è sempre l'hard working, diligente, okay? Diligente, e che lavora sodo, precisa. Quindi c'è proprio anche questa diversa distinzione nel sottolineare le caratteristiche di ricercatori e ricercatrici. Un altro aspetto, i seminari sono un elemento dove si presenta il lavoro che si fa. E di recente è uscito un paper in cui si sono andati a studiare tutti i seminari fatti in ambito di economia, e si vede che nei confronti delle donne che presentano il loro lavoro c'è un ambiente molto più aggressivo, nel senso vengono interrotte molto più frequentemente, vengono fatte domande non su ciò che si sta presentando in quel momento ma sulla filosofia generale. Quindi c'è in qualche modo all'interno dei meccanismi anche piccoli di come funziona la nostra professione molto da correggere, molto da mettere a posto. Quindi la prima cosa è, secondo me, operare perché questi bias che ci sono diventino riconosciuti, perché nel momento in cui si sa che questi bias ci sono, allora si può anche cambiare il comportamento. Bisogna, secondo me, aumentare molto di più il monitoraggio e l'informazione su queste disuguaglianze che testimoniava anche Massimo. Questi dati devono essere più noti, devono essere più condivisi. A questo monitoraggio stretto sui dati, secondo me dovrebbe anche associarsi un qualche meccanismo legato all'assegnazione dei fondi di ricerca, quindi non solo sapere se ci sono tante donne ordinarie o tanti uomini ordinari, ma anche capire per esempio se l'accesso ai fondi di ricerca, che sono fondamentali per poter fare ricerca, è in qualche modo equilibrato oppure no. Un altro elemento forte è che il network delle donne è dimostrato essere più debole rispetto a quello degli uomini. Gli uomini hanno molti più coautori rispetto a quanti non ne abbiano le donne, e questo ci riporta al tema del role model. In qualche modo ci sono meno donne in accademia, e quindi bisogna costruire, secondo me, queste reti in maniera molto più significativa, in maniera più esplicita, puntando molto anche sul mentoring delle ragazze più giovani, delle ricercatrici più giovani. Vi faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo provato a fare domanda per dei fondi di ricerca per promuovere un workshop che fosse aperto a tutti, ma in cui erano le ragazze a poter presentare i loro lavori di ricerca, in maniera tale anche da creare uno stile diverso nel fare presentazione dei lavori di ricerca. Abbiamo fatto domanda in Italia, ci hanno detto che no, non ritenevano che questa iniziativa fosse, diciamo, meritevole di finanziamento. Uh-huh. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Svezia, quindi anche lì dipende un po' da come ci muoviamo e qual è il contesto, certo, in cui ci muoviamo. Quindi secondo me ci sono tanti aspetti su cui bisogna lavorare. Non credo che direttamente l'introduzione delle quote ci risolva, perché no, ci sono tanti meccanismi dallo stadio dello studente e salendo che secondo me devono essere a proposito dei progetti di ricerca, sottomettere un progetto per l'approvazione e il finanziamento da parte della Commissione europea richiede che venga esplicitata la politica di genere usata nel progetto. Quindi ho visto anche che nei progetti di ricerca di interesse nazionale il nostro Ministero ha introdotto dei criteri che potessero garantire un bilanciamento di genere al momento della proposta, curando che ci fossero ricercatori di entrambi i generi, per esempio.
E questo secondo me va verso la tutela della diversità, che diverso non vuol dire disuguale o tale da ammettere disuguaglianza nell'allocazione dei fondi o nel riconoscimento del merito, perché l'Universitas, questo organismo ideale a cui tutti ci ispiriamo, deve essere aperta alla innovazione, alla diversità inclusiva. Ora si sta parlando di genere, ma ci possano essere anche altre letture all'interno dei dati di cui ci siamo occupati, di cui vi siete occupati voi, per esempio gli studenti immigrati, gli stranieri, com'è che hanno accesso alle nostre carriere, come si sviluppa anche la didattica, il successo universitario degli stranieri. A questo proposito credo che volendo si può continuare a incrociare per esempio stranieri e genere e proseguire, cioè la nostra responsabilità è quella di creare degli organismi e un'organizzazione che non abbia bias da autoselezione al suo interno, ma che garantisca pari opportunità a tutti. Quindi vorrei da voi, in chiusura credo, una battuta sulle priorità, cioè foste voi a decidere quale sarebbe la prima azione da intraprendere per aiutare una transizione verso una situazione in cui questi sbilanciamenti non si riconoscano, studenti, ricercatori e docenti. Beh, e governance anche. Prego Alessandra e poi ripercorriamo. Parto io, la limito al mio ambito di studio, quindi a quello della maternità, per cui ci sono alcuni passi da fare necessariamente ora. Per esempio in Italia è poco diffusa la cultura di avere l'asilo nido all'interno delle università. Se anche c'è, sono asili nido che sono riservati al personale già incardinato, strutturato, pertanto diciamo rimane scoperto tutta quella fascia più debole, quella che fatica a conciliare maternità genitorialità. Ecco, non vorrei commettere l'errore. Parlo di maternità perché ancora c'è questo squilibrio nella cura, però è vero che tra, diciamo, nelle generazioni più giovani sicuramente c'è un'inclinazione diversa alla genitorialità anche tra gli uomini e fortunatamente anche tra gli accademici. Se andiamo sempre in questa direzione, la maternità inteso come periodo di maternità non deve essere così penalizzante. Altrove ci sono delle soluzioni che vengono prese, ci sono dei fondi aggiuntivi che vengono assegnati al rientro dal periodo di maternità o dal congedo parentale per tempo dedicato per dedicarsi alla ricerca, oppure la sospensione dell'attività didattica che appunto abbiamo detto è in alcune fasi della carriera in qualche modo mal si concilia la necessità di essere produttivi. C'è anche l'importanza, e chiudo così, ho dato tre indicazioni un po' abbastanza mirate, di considerare il periodo del congedo parentale, in particolare il congedo di maternità, nel momento in cui si va a valutare la produttività. Questo nei progetti europei viene fatto, nell'abilitazione scientifica nazionale viene fatto, però va fatto anche quando si assegnano i fondi, va fatto anche quando ci sono i concorsi, e questa è la cosa fondamentale, perché se nel momento in cui si va a concorrere ai concorsi non viene pesato questo periodo nella produttività, chiaramente ci sarà sempre un dislivello in questa direzione. Quindi ecco, queste tre pillole sono il mio suggerimento su questo tema specifico. Grazie Alessandra. Forse tu puoi dire? No, io riprendo un po' quello che vi dicevo prima, per cui sicuramente il cosiddetto mentoring, quindi partire dall'inizio e affiancare le giovani ricercatrici in maniera tale che abbiano più persone a cui guardare, più role model, per esempio tenere all'interno dell'università più donne, non farle uscire, aiuta anche a avvicinare di più le studentesse alla carriera accademica. Il secondo punto che dicevamo è quello del monitoraggio, quindi un controllo molto più stretto sui dati e una tentativo di promuovere, come diceva Monica, un ambiente più inclusivo, lasciando da parte l'aggressività come modalità standard di comunicazione
all'interno dell'ambiente accademico. Credo che questo ci aiuterebbe a far avvicinare all'Accademia molte più persone, molte più ragazze, e ci aiuterebbe anche a prendersi cura, questa volta però, del nostro capitale umano, e il nostro capitale umano senza distinzione di genere, quindi ragazzi e ragazze, ricercatrici e ricercatori. Io Massimo, l'ultima cosa che vorrei dire è che è un'esperienza che abbiamo fatto con le scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo intervistato i ragazzi e le ragazze del primo anno di vari licei, classico scientifico e delle scienze umane, e poi al quinto anno, ed è venuto fuori che la preferenza nei confronti delle materie scientifiche per i maschi aumentava dal primo al quinto anno, per le femmine diminuiva. Quindi penso che questa possibilità di dare a tutti, prima alle donne e poi anche a questo buco che è quello per esempio degli stranieri in Italia, per l'accesso alle lauree scientifiche di cui abbiamo veramente tanto bisogno, tutti come società, sarebbe un grandissimo passo avanti, cioè rompere questi stereotipi di maschili e bianchi, diciamolo, sarebbe un grande aiuto per la nostra società. Non so, in università da noi gli stranieri, i professori stranieri sono mosche bianche, sono pochissimi, no? C'è qualcuno alla Bocconi, per esempio. Da noi ce ne sono un po' di più, però. Perché avete un sistema di reclutamento diverso. Certo. Il sistema di reclutamento è, credo, nel mirino, nel senso che è lì che si giocherà la politica futura dell'università. Quindi tutti i suggerimenti che sono venuti dall'esperienza e dalla saggezza di questi colleghi, io li vorrei anche veder declinati e applicati nelle prossime politiche di reclutamento dei nostri atenei. Quindi ringrazio tutti, ringrazio l'audience e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.